Mercoledì si è svolto a Nova Feltre un incontro organizzato da CNA alla presenza dei presidenti delle province di Rimini e Pesaro, Stefano Vitali e Matteo Ricci. Tema naturalmente l'aggregazione dei 7 comuni dell'Alta Valmarecchia alla provincia di Rimini. Sentiamo le interviste di Riccardo Giannini. Presidente, allora, oggi in Valmarecchia, ieri una bella notizia, è arrivata finalmente la nomina del commissario. Quali sono i prossimi passaggi, i prossimi impegni che la occuperanno come presidente della provincia in questo passaggio dei 7 comuni dalle Marche alla Romagna? Intanto conoscere il nuovo commissario, quindi conoscerlo, sapere quali sono i tempi che ha anche da dare al nostro territorio e soprattutto cosa pensa di questo passaggio che per noi è fondamentale. Io sono contento della nomina, lo devo dire, perché è la persona più alta in grado all'interno del Ministero che conosce i problemi degli enti locali, quindi voglio dire, loro hanno dato quello che per loro è il migliore. Quindi io sono da questo punto di vista contento, perché è un segnale politico importante e bisogna riconoscerlo, e adesso con questa persona noi dovremo lavorare in maniera veloce, forte, da qui fino al tempo che si è data per questo passaggio. Si parla peraltro di un protocollo d'intesa fra la provincia di Pesaro e la provincia di Rimini. Con Matteo Ricci ha parlato, quali sono le idee, le strategie? Ma io con Matteo Ricci ho parlato più volte, bisogna capire dal punto di vista politico, al di là di Matteo Ricci, cioè al di là del Presidente della provincia di Pesaro, cosa voglia fare la Regione Marche in questa situazione, perché è chiaro che dalla velocità di tempi che ci diamo anche del passaggio all'aiuto amministrativo che ci diamo tra le due province, all'aiuto che ci diamo tra le due regioni, poi dipende anche la velocità del passaggio. Io non sono preoccupato per il passaggio in sé, mi piacerebbe fare in modo che questo passaggio venga il prima possibile, perché questo territorio, la gente di questo territorio non può stare ancora di più nel limbo come è stato fino ad oggi, anche perché c'è da progettare, da programmare, c'è da programmare gli investimenti futuri anche per quello che riguarda l'economia. Oggi siamo qui con le due CNA, voglio dire, per quello che riguarda le infrastrutture, per quello che riguarda la sanità. Ecco, da questo punto di vista il nostro compito in questa fase è essere amministratori, che significa prendere atto di quello che è in questo momento e amministrarlo al meglio. La politica ha finito il corso, l'ha finito il corso quando c'è stato il referendum, quando c'è stata la legge nazionale, ecco, la politica oggi è fuori, dobbiamo essere solamente amministratori. Io sono convinto che Matteo è un ottimo amministratore, sono convinto che ha questo senso di responsabilità, ce l'ha, e quindi lavoreremo bene insieme. Ecco, lo vedremo nei prossimi tempi. Il presidente della provincia di Pesaro, Matteo Ricci, ospite oggi in Valmarecchia. Togliamoci subito il dente. Si dice che laggiù nelle Marche ci siano dei rallentamenti, ci sia ostruzionismo anche approfittando del famoso ricorso, è così? Assolutamente, stiamo cercando di smanare una matassa che è molto ingarbugliata. La legge da questo punto di vista è fatta molto male, perché non prevede un periodo di transizione, non ci sono norme transitorie, e la nomina del commissario avvenuta ieri dovrebbe aiutarci anche a sciogliere alcuni dubbi che avevamo sulle competenze in questo periodo di transizione. E come dimostra questo incontro da parte mia di Vitali, pur nelle difficoltà di dover rappresentare gli interessi della Valmarecchia ma anche gli interessi delle province che già rappresentiamo, insomma, c'è una grande volontà di trovare le soluzioni. È una situazione un po' delicata, certamente, perché da una parte c'è ovviamente il popolo della Valmarecchia che ha dato il suo consenso, insomma, al passaggio della provincia, il che non significa una bocciatura per Pesaro, ma una preferenza per una serie di motivi. Dall'altra, naturalmente, motivi strettamente politici, quali ad esempio la necessità di Spacca di ovviamente tenere forte l'elettorato nella regione di riferimento. Però lei cosa ne pensa? Ma nelle Marche questa vicenda è vissuta molto male. Chi vive qua probabilmente fa fatica anche a rendersene conto, è vissuta molto male, forse perché nessuno pensava fino in fondo che quell'iter parlamentare potesse arrivare a termine, e di conseguenza Spacca deve ovviamente tutelare anche l'immagine e gli interessi del resto della regione. Però detto questo, nonostante il ricorso, lui stesso si è reso disponibile ad incontrarci con il presidente Errani, i due presidenti della provincia, perché ovviamente in attesa anche del ricorso alla Corte Costituzionale insieme bisogna che cominciamo ad affrontare i problemi di questa fase di transizione. Se la legge verrà confermata, non verrà bocciata dal ricorso alla Corte Costituzionale per l'effettivo passaggio. Quindi anche lui, nonostante che deve fare queste azioni, ha grande disponibilità a mettersi intorno a un tavolo e ragionare, perché i problemi sono tanti. Ecco, perché il presidente Vitali ha appunto detto: la fase politica è finita, adesso c'è la fase della cruda e nuda amministrazione.
Esatto, e già insieme abbiamo individuato che questa transizione ha un costo. La legge demagogicamente parla del fatto che il passaggio a costo zero non è a costo zero. Non è di certo a costo zero per le province, per le regioni, per i comuni. E quindi credo che questo appello al commissario e al governo a creare un fondo di transizione sia una cosa fondamentale anche per evitare conflittualità. Noi vogliamo collaborare, ovviamente se c'è un fondo di transizione sono più tranquilli i cittadini della Valmarecchia, ma è anche più facile per noi affrontare i problemi. Oggi CNA incontra i due presidenti di provincia di Pesaro, Matteo Ricci, e provincia di Rimini, Stefano Vitali. Qual è, diciamo, il programma della giornata? Il primo programma che ci diamo, come dire, il primo impegno che ci siamo dati è quello innanzitutto di incontrare i due presidenti delle province, appunto, due istituzioni importanti, per far sì che la CNA di Pesaro e la CNA di Rimini diano il proprio contributo per perlomeno far sì che questo percorso sia il meno difficile possibile. Questo naturalmente nell'interesse degli imprenditori nostri associati, perché riteniamo che da una prima fase, appunto quella del referendum, quindi il parere nettamente favorevole di passare alla provincia di Rimini, poi ci sono i fatti, seguono i fatti, e i fatti sicuramente non sono poi risolvibili in una giornata di referendum, ma sono sicuramente complicati e per certi versi anche difficili da superare, e quindi la CNA per questo è impegnata, e la CNA di Pesaro dà il proprio contributo e darà fino in fondo il proprio contributo, appunto, affinché questo percorso, questo passaggio sia il meno difficile possibile. Ecco, gli imprenditori della Valmarecchia dovranno non soltanto vivere questo momento di crisi per l'economia, ma anche vivere le difficoltà legate ad un passaggio di provincia. Sicuramente sì, anche se guardando il risultato del referendum viene da dire che comunque anche gli imprenditori della Valmarecchia avranno certamente votato per passare sotto la provincia di Rimini, ma questo non significa poi più di tanto, perché quando si tratta, appunto come oggi, allo stato dei fatti, di mettere in moto un percorso che è poi reale, quello di passare realmente sotto la provincia di Rimini, io credo che in un momento difficile come questo che stiamo attraversando, con la nostra purtroppo grande crisi economica che abbiamo ancora non è alle spalle, sicuramente questo è un altro problema che si aggiunge per gli imprenditori, e ribadisco, ecco che la CNA seriamente porta avanti questi rapporti e anche per cercare appunto di facilitare questo percorso affinché all'imprenditore poi la cosa risulti il più fluida possibile.